Buongiorno a tutti. Siamo tornati con il nostro studio mobile, la macchina. Il nostro studio, la macchina, siamo destinati a stare in macchina. Partiamo stamattina un viaggio in Africa. Grande. Un viaggio in Africa partendo dalla musica, che come sapete è un trend che ci sta accompagnando nelle ultime puntate. Mettiamo le cinture e partiamo direzione Vomero. Dove andiamo? Andiamo a prendere Maurizio Capone, Bunghe de Bang. Grande Maurizio. Ma chi è Maurizio Capone? Maurizio è uno dei più grandi musicisti napoletani. Ce lo dice lui, Bunghe de Bang, che vuol dire? Spero proprio di sì, ce lo faremo raccontare da lui, non mancherà occasione. Ok, l'eco va. Bianca. Ciao Maurizio, buongiorno. Maurizio Capone. Buonissimi. Ciao Vera. Sto bene? Allora Maurizio, oggi ci accompagni a fare il caronte del nostro viaggio nella musica. Vai, guido la barca. L'eco sta facendo un viaggio attraverso la musica nella cultura rispetto agli argomenti che trattiamo. Questa settimana la puntata si intitola Africa, è dedicata all'immigrazione. Bene. Tu sei Capone Bunghe de Bang. Ci racconti un attimo. Ci racconti un attimo tutta la tua storia. Allora, la mia storia parte un po' di anni fa, diciamo che ufficialmente nell'82, ma anche un po' prima. Come percussionista ho fatto parte di una band della Waze Wave, quindi della storia della musica underground napoletana, che si chiamava 666, questa band. E per 10 anni, diciamo che abbiamo fatto questo bellissimo viaggio con i 666, siamo stati prodotti da Pino Daniele, abbiamo avuto un sacco di bellissime esperienze. Poi dagli anni 90 invece sono diventato solista, ho fatto il mio primo disco nel 93, che si chiamava Capone, come me d'altra parte, e sul quale c'era un bel timbro no al razzismo. In quel periodo ero antirazzista, poi ho pensato che il razzismo fosse anche superato, speravo che si superasse, perché non trovo grandi differenze se non il piacere di avere qualche elemento di stimolo nelle differenze culturali tra i popoli. Quindi senti, poi comunque tu sei diventato famoso per gli strumenti che utilizzi. Sì, facci vedere uno strumento, hai portato qualcosa? Strumento. Vabbè, vediamo uno strumento, diciamo uno tra i più famosi, che si chiama Bongattolo, che questo strumento fatto con i barattoli di marmellato, o comunque barattoli di dopo vetro. Quando partiamo ce lo fai sentire. Me lo faccio sentire. Questo qua è molto semplice, molto popolare, molto facile da costruire, quindi è un po' rappresentativo, insieme poi a quel mio. Facciamo vedere un altro. Il bongattolo è carino. Faccio vedere il canalischio. Ma ve lo faccio anche sentire. Fa, questa sì, è una canalina sentire. Elettrica, sarebbe il tubicino che serve per fare gli impianti elettrici negli appartamenti, e suona così. Ancora vedo un barattolo bianco, vedo quasi il Kinder. No, vi faccio vedere. Questo è il fly case dello strumento. C'è il contenitore dello strumento, poi esce, c'è una sorpresa ovviamente, ed esce questo, che è lo Yozoo, che fa questo. È un distorsore vocale, lo possiamo, diciamo, avvicinare al kazoo, infatti l'ho chiamato Yozoo. Senti, ora vedo che hai sì. il ciondolo dell'Africa, sì. E adesso partiamo. Vai, vai, vieni qua, già sto facendo la solo pure là, ma lo faccio pure qua. Bianca perché è il contrasto col nero, siccome in questo pezzo parla di Africa, parla di quanto sia effimero, la differenza di melanina, cioè se una quantità di pigmento non fa la differenza fra niente, quindi ho fatto questa metafora sulla maglietta bianca, cioè noi no, perché sono un po' più scuro, diciamo quelli là bianchi
hanno questa maglietta addosso che è bianca, ma poi alla fine è come una maglietta, cioè non vale niente. Mentre quello che conta è quello che c'è sotto, il sangue che è rosso. Infatti, e vai, senti Maurizio, cosa succedeva quando invece gli emigrati eravamo noi? Guarda, quando gli emigrati eravamo noi succedeva la stessa cosa che succede adesso, cioè venivamo discriminati e venivamo addirittura chiamati neri bianchi, white black. E questa cosa che ho scoperto mi ha dato un grande stimolo, perché il prossimo disco si chiamerà Mozzarella Nigga, che è uno delle offese che venivano fatte. Cioè Mozzarella Nigga. Mozzarella Nigga, Nigga è negro. È negro è anche il modo in cui si scherniscono tra di loro i neri, i black America, no? I neri americani, ma anche i neri africani. Nabula, si appicciata, Nabula, si arraggiata, Nabula, non tiene niente a vedere, e vannanza pure si sta nei guai. Nabula, you catch a fire, Nabula, sotto in coppa, Nabula. E un robo dopo di me fa sulla mente nuia. Quindi il nostro viaggio nell'Africa, Maurizio ci accompagna, questo viaggio che ci fa vedere tanti aspetti, prima di tutto la tristezza di queste persone che lasciano una casa, lasciano una famiglia, spendono un sacco di soldi per arrivare qua per il sogno italiano e alla fine non trovano quasi niente, forse la vita che fanno qui è peggiore di quella che facevano nel loro paese di origine. E poi la paura di parlare, la paura di testimoniare il loro viaggio, il loro modo, le modalità con le quali sono riusciti ad arrivare in Italia. E invece poi attraverso la musica, ecco che ritorna, la musica come riscatto sociale, la musica come comunione di intenti, di ideali e quindi come linguaggio universale, nella musica la gioia di questo popolo che non ha smesso di sorridere. Quindi adesso... Guardate qua, la tristezza negli occhi di questo ragazzo che ha intervistato Valerio. E qui, anche se tu sei accolto bene qui in questo centro, sì. Ti trovi bene? Sì, ti trovi molto bene. Nonostante questa accoglienza, tu comunque hai problemi di organizzazione della tua vita, vero? Sì, questa organizzazione è buona. È buona questa? Mi piace, sì, perché mangiare sempre qui, acqua, bagno buono, tutte le persone lavorando qui è buono, capito? I tuoi pensieri sono per i tuoi familiari in Africa? La mia tua famiglia, la mia vita particolare, per la tua vita. Capito? Come sono questo. Ho capito, tu che lavoro facevi prima in Africa? Oh, io barbiere. Barbiere. Sì. Eri barbiere in Africa. Da quanto tempo stai qui? Adesso. Sei venuto da poco? 8 mesi adesso. Ah, 8 mesi. E adesso guardate la paura. Il viaggio, quanto avete pagato voi? Quanto avete pagato? Quanti soldi? Quanti soldi? Oh, perché molto pensare, io ho dimenticato, capito? Hai dimenticato quanto sì, hai pagato? Ho dimenticato la vita passata. Continua. Io adesso la vita continua. Continua, vai avanti. Quindi, non vuole parlare del passato. You don't want to talk about this in particular. In particular, sì. Yes, yeah, simple. I don't want to talk about it. E invece ora? Guardate la gioia che si sprigiona attraverso la musica. Tornate in Africa!
Quello che avete visto è avvenuto ad Homo Diogene, che è un'associazione che accoglie migranti, ha tre strutture in Campania e accoglie circa 300 migranti. Noi siamo stati a Caserta in una delle tre strutture dove ci sono per lo più nigeriani. E Valeria ha intervistato la direttrice che ci spiega tutte le attività che riescono queste persone a fare per i ragazzi. Ce lo andiamo a vedere. Questo è uno dei centri d'accoglienza che, senza modestia, posso dire che è uno dei fiori all'occhiello della Campania, in quanto l'associazione Homo Diogene è una di quelle associazioni che rispetta nei fatti il capitolato d'oneri dato dalla prefettura, rispettando tutte le figure professionali previste da quest'ultimo. Abbiamo infatti all'interno psicologi, mediatori culturali, operatori diurni, operatori notturni. Tutte queste professionalità nei fatti ci aiutano a mettere in piedi un sistema che non si basa su un'accoglienza pura basata solo sul sostentamento di vitto e alloggio di questi ragazzi, certo, ma promuovendo anche delle attività di integrazione, anche di integrazione. Assolutamente sì, volte all'integrazione, che è il nostro principale obiettivo. Integrazione a 360 gradi. Promuoviamo corsi di italiano, corsi di educazione civica, cineforum e quant'altro. La nostra domanda e il nostro dubbio era questo: queste persone che lasciano la loro famiglia, quindi vivono l'abbandono, vivono il distacco, lasciano le sorelle, i figli, la moglie, per venire in Italia con il sogno dell'Italia, si imbarcano pagando tantissimi soldi, forse tutti i risparmi che avevano, vengono qui magari lasciando un lavoro nella loro terra per trovare una situazione ancora peggiore. E ci domandiamo come mai avviene questo, come mai questo sogno italiano continua ad esistere per queste popolazioni. Vediamo cosa ci risponde la direttrice. In realtà loro inseguono quello che poi è il mito dell'Occidente, molto spesso. Tendenzialmente c'è da dire che la paga media per i lavori che loro svolgevano nei loro paesi a molti non consentiva di sostenere le spese della famiglia, le più banali spese quotidiane. Quindi, sebbene loro avessero sì un lavoro, quel lavoro non gli consentiva di sostenere spese quali cibo, acqua, casa. Quindi stiamo parlando, le donne nella maggior parte dei casi non lavorano nei loro paesi, quindi è solitamente... Oltretutto poi c'è l'abbandono di queste famiglie, perché quando loro arrivano in Italia le lasciano. Assolutamente. E quindi sì, è andata a peggiorare la situazione economica, sì, senza il capofamiglia. Assolutamente, infatti molti di loro usano quelli che sono il Pokémon mensile, no? Che è un'associazione tenuta a fornirgli mese per mese. Quanto è questo Pokémon? È 77,50 euro. E per spedirlo appunto alle loro famiglie. Africa. Ciao Africa! Ciao Africa! Come funziona l'integrazione tra popoli diversi per quanto riguarda la di loro? Insomma, la figura della mediatrice culturale non è soltanto da un punto di vista linguistico, quindi di traduzione, ma è un ponte di collegamento da un punto di vista culturale, quindi cercare di conoscere la cultura dell'altro, insomma dello straniero, quindi Nigeria, Libia, Siria, le differenti nazioni. Per cui lei deve conoscere anche le varie religioni. Sì. Almeno per quanto riguarda l'Islam e quindi i musulmani, sì, in particolar modo, in quanto io sono esperta in scienze islamiche, ecco. E quindi in questo senso riesco in qualche modo a conoscere anche in qualche modo le loro reazioni da un punto di vista anche appunto culturale e religioso. Ciao! Ciao, sono Domenico Moscatello, imprenditore edile e fondatore del marchio Ristrutturazione Garantita, un'impresa edile specializzata in sole ristrutturazioni di interni. A differenza di tutte le altre imprese edili presenti sul mercato, che realizzano fabbricati, appartamenti, ville, facciate, lastrici solari, negozi, alberghi, noi non facciamo tutto per tutti, perché realizziamo solo ed esclusivamente ristrutturazioni di interni, per cui siamo iper specializzati rispetto agli altri e siamo la tua unica scelta possibile se devi realizzare una ristrutturazione di altissimo livello.
Il nostro obiettivo è aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato, eliminando tutti gli imprevisti ed errori comuni che normalmente si susseguono durante i lavori di ristrutturazione, grazie al sistema Ristrutturazione Garantita. I nostri clienti sono professionisti, manager, imprenditori e investitori. Questo perché lavoriamo solo con standard qualitativi eccellenti e non trattiamo assolutamente ristrutturazioni low cost. Puoi contattarci telefonandoci al numero verde 800 131 706. Alla casa dei tuoi sogni. Giulio, è il secondo giorno più bello della mia vita. E poi c'è il parabrezza panoramico Zenith, il touchscreen e il motore PureTech, premiato motore dell'anno. Fratelli Severino, traslochi e trasporti nazionali ed internazionali. Noleggio piattaforme aeree fino a 39 metri d'altezza, fino a 400 kg. Massima cura per il materiale trasportato. Specializzati in trasporto di pianoforti, casseforti e macchinari. L'amore per il nostro lavoro da oltre 60 anni. Da Napoli in tutto il mondo. www.severinosrl.eu 081 578 30 34. Laboratorio di analisi chimico-cliniche Cangiano. Sierologia, immunologia, ematologia, genetica, allergologia, cardiologia. Prelievi a domicilio e consultazioni via web. Prendi a cuore la tua salute. Via Benedetto Cariteo 59, 081 2390 296 Napoli. Megalabo, laboratorio ottico altamente specializzato nella produzione di lenti oftalmiche. Montature lenti da vista e da sole. Lenti a contatto. Trattamenti high-tech. Analisi della vista computerizzata. Progettazione, innovazione ed impegno costante dal 1974. Megalabo, via Pignatiello 7, pianura, Napoli. Star Security, grazie alla sua organizzazione, garantisce una gamma di servizi diversificata. Videosorveglianza, controllo accessi, accompagnamento operazioni bancarie, custodia, gestione e controllo parcheggi, portierato, reception, gestione e controllo parchi giochi, ricezione ospiti, servizio antincendio. Star Security, sicurezza ovunque. E adesso la seconda parte. Parliamo di unioni civili, parliamo della nuova legge per le coppie di fatto e aspettiamo Claudio Finelli che a sua volta intervisterà due ospiti. Poi Valeria ci farà il sondaggio tra la gente per vedere la gente che ne pensa. Sei arrivato Claudio, buongiorno. Buongiorno Doriana. Ciao. Allora il tuo ospite è pronto, nella seconda parte parliamo di unioni civili. Parliamo della legge Cirinnà che nella scorsa settimana è diventata una realtà per tutte le cittadine e cittadini italiani, una legge di grande civiltà che forse porta l'Italia un passo più dentro l'Europa. E vieni, vieni più vicino a me, vieni. Allora chi arriva? Abbiamo Antonello Sannino. Antonello è il presidente del Comitato Provinciale Arcigay Antino di Napoli ed è anche il delegato sport dell'Arcigay Nazionale. Quindi adesso lo chiamiamo nei nostri studi, la macchina. E certo. Antonello Sannino è il buongiorno, presidente ciao. Del Comitato Arcigay di Napoli, anche rappresentante sport di Arcigay Nazionale. Antonello, cosa cambierà nella vita delle cittadine e dei cittadini italiani dopo l'approvazione della legge Cirinnà e la legge sulle unioni civili? Sì, tra poco dobbiamo arrivare all'ultimo step dell'approvazione della legge, cioè dopo l'approvazione del Senato e della Camera occorre che il Presidente della Repubblica convince. Per cui le prime unioni civili in Italia saranno celebrate in autunno, nel mese di settembre o di ottobre. E
cambierà tantissimo, cambierà nella vita quotidiana di tutti i giorni, finalmente ci sarà un riconoscimento pubblico degli affetti, quindi anche dal punto di vista culturale. Grazie Antonello. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao. E adesso facciamo entrare Renata Ciannella. Renata Ciannella è una rappresentante dell'associazione Famiglia Arcobaleno che ci dirà la sua relativamente a questa legge. Bene. La chiamo? Renata, puoi venire? Ciao. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Renata Ciannella, dicevamo appunto mamma arcobaleno. Sì. Renata, che cosa ha cambiato nella tua vita il varo della legge Cirinnà sulle unioni civili? Allora, guarda, questa legge in noi dell'associazione Famiglia Arcobaleno ha suscitato un doppio, diciamo, atteggiamento, una doppia reazione. Da una parte sicuramente ne riconosciamo l'importanza, perché ovviamente vengono riconosciute tante unioni di persone che adesso non hanno alcun diritto, diciamo, per legge, quindi sicuramente questo è un primo passo sicuramente importante, ma per noi anche un po' il punto di partenza, perché purtroppo all'interno di questa legge non c'è nessun riconoscimento della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, ovviamente per il genitore sociale, quello che viene oggi chiamato genitore sociale. Quindi la richiesta che voi fate oggi, dopo l'approvazione della legge Cirinnà, qual è? Precisamente su quale punto siete già sul piede di guerra a lottare e a rivendicare? Allora, ovviamente noi siamo per il riconoscimento della responsabilità genitoriale sin dalla nascita, perché spesso si parla di stepchild adoption, che era una cosa che è stata stralciata, ma comunque una soluzione a ribasso, perché prevede l'adozione speciale di figli che già sono figli nostri, quindi è una situazione veramente surreale. Quello che noi chiediamo è, all'interno di una coppia, appunto anche registrata magari al registro delle unioni civili, il riconoscimento dei propri figli alla nascita. Sono coppie che fanno questo percorso insieme, decidono di avere un figlio perché c'è un progetto d'amore e un progetto d'amore comune, quindi è chiaro che il riconoscimento del figlio debba avvenire dalla nascita. Se dovessi dare infine un voto a questa legge per quel che riguarda purtroppo le coppie omogenitoriali? Io sono generosa, dico 6, ma perché sono io molto generosa. Grazie Renata. Grazie a te. Grazie, ciao. Ciao. Ragazzi, e adesso andiamo a fare il sondaggio, vediamo cosa ne pensano. Andiamo. Buongiorno ragazzi, volevo sapere da voi se siete d'accordo con la nuova legge sulle coppie di fatto. Per me non c'è alcun tipo di problema, non vedo niente di male. I problemi sono ben altri, giusto. Per quanto riguarda l'adozione, anche da aggiungere, insomma, il diritto all'adozione. È un po' più snaturata, però tutto sommato, diciamo, sono due persone buone, non vedo perché, diciamo, la cosa di bagnare. Togliere questo diritto. Ci sono tanti bambini che hanno bisogno di affetto e quindi, certo. Ho due maschi, ho due femmine, e mi va bene lo stesso. D'accordissimo. È d'accordissimo? Beh, sostanzialmente io sono favorevole, sono d'accordo che deve esserci una legislazione che regoli la possibilità di queste persone di vivere insieme. Quindi al momento la legge mi sta bene, su alcuni aspetti non ho un'idea ancora perfettamente chiara, però per il momento sono d'accordo. È d'accordo, va bene. Mia mamma, 82 anni, è stata ricoverata al San Paolo con frattura del femore il 23 aprile. Ad oggi, 3 maggio, non è stata ancora operata. Dicono che mancano gli anestesisti e non c'è una data neppure approssimativa per l'intervento. Oggi le hanno iniettato un antidolorifico lasciando l'ago aperto in vena. Se ne è accorta lei quando ha sentito le lenzuola inzuppate di sangue. Inoltre la flebo uscita fuori vena le è stata tolta solo dopo aver chiamato gli infermieri per ben 4 volte, nonostante la zona interessata presentasse un rigonfiamento procurandole una flebite. Come mia mamma, in quel reparto ci sono tante persone sofferenti per l'inefficienza della struttura e il nefrismo del personale. Il direttore sanitario che cosa ha fatto per risolvere il problema della situazione della mancanza di anestesisti, che dura dall'ottobre 2015, e questi infermieri che non fanno il loro dovere? Perché non li mandiamo a casa? Io ho sentito le urla di dolore degli ammalati e visto le loro lacrime. Non si può far finta di niente. Allora ragazzi, siamo arrivati al termine. C'è stato il sondaggio, abbiamo visto
che cosa pensano i napoletani di questa nuova legge sulle unioni civili. C'è stata la denuncia e vi raccomandiamo ancora una volta di entrare nel programma con le vostre denunce video da postare sul nostro profilo di Facebook. Dillo tu. L'eco. Quindi adesso vi salutiamo e mi raccomando, mandateci le denunce, entrerete nel programma perché noi le metteremo in video, vero regista? Certo, ci proviamo, sicuramente. Allora un saluto da tutti. A domenica prossima. Ciao a tutti. Ciao.